crocifisso apportato in dono dalla guida Gata del Cenacolo Umanità in Movimento a Maria Antonietta Gregori, che aveva subito da poco un intervento chirurgico. La materializzazione ha avuto questa motivazione: perché operata aveva sconfitto la morte. Prima identificazione. La mia casa, dov'è la mia casa? Voglio la mia casa. Chi mi ha preso la casa? Di chi è? Di chi è la mia casa? Chi sta nella mia casa adesso? Ma gliela faccio pagare. Sì, mi farò sentire, mi farò sentire. La mia casa è mia quella casa, la rivoglio indietro, tutti i mobili, tutto è tutto mio, è tutto di X. Sì, voi sapete dirmi perché? Perché non è più la mia casa. Domanda: quando sei morta? Risposta: morta. Oddio, sono morta. Si agita. Identificazione numero 2. Vi do un consiglio, amici. Il giorno che morirete anche voi, fate come me, che non ho voluto nessuno dietro, proprio nessuno. E come avrei fatto meglio anche a non volere neppure mia moglie e mia figlia? Sarebbe stato meglio, molto meglio. In realtà penso che quando si muore sarebbe molto meglio avere dietro solo i conoscenti e non i parenti, perché dà fastidio, dà dolore vedere quelle lacrime, vedere quegli occhi rossi. Ah, che dolore quello! Mentre invece i conoscenti, quelli si conoscono, si vede la loro realtà, se soffrono davvero o meno. Sì, vi do un vero consiglio. Fate intervenire ai vostri funerali i conoscenti, ma non i parenti. Mi chiamo X e... Identificazione numero 3. Però, come ci si sta comodi qua dentro? Mi chiamo X. Bella soddisfazione mi sono tolto. Non avevo mai provato a fare una cosa del genere. Ci si muove molto bene, sì e sì. Io ho vissuto in un cimitero di paese presso Genova. Ah, ne avrei da dire sui miei parenti. Se dovessi dire tutto, ne avrei da dire. Come mi diverto a vederli tutti quanti. Che divertimento. Sono morto il... e sono nato in un piccolo paesino che si chiama Melo. Ah, scusate, ma questo è perché stavo pensando ai miei fratelli. Mi sto divertendo in questi giorni, mi diverto a soffiarci dal di sotto sulla bilancia, quando pesano la roba, loro con tutti i loro bei soldoni. Sono nato nel... ma adesso mi sento molto giovane, mi sento molto bene, mi voglio togliere tutte le soddisfazioni che non mi sono mai tolto. Per esempio, voglio proprio andare in Russia, a vedere le cose come stanno, se sono proprio come dicono quelli che stanno là, da Sant'Antonio Abate, là sotto, sì, voglio proprio vedere. Oh, se raccontassi, ah, ma sarebbero pettegolezzi che non vi interesserebbero, e poi succederebbe il finimondo se raccontassi tutto. Volete che vi dica? Avevo un fratello e una sorella molto cari, 5 o 6 nipoti, tutti uno più caro dell'altro. Ma lasciamo stare, non vale mica la pena di stare a rivangare tutte queste cose. Vado in Russia. Tanto adesso non soffro neanche il freddo e quindi non c'è problema. E poi me ne ritorno sotto il mio poggiolino in piazza, che era veramente bello. Cerchio Ifior. Tutte e tre le identificazioni sono risultate esatte, pur se ciascuna di esse aveva qualche punto confuso o indeterminato. La donna di cui al primo caso, come ci venne confermato dai parenti, era effettivamente stata assai attaccata alla sua casa. Una casa che, dopo la morte della protagonista della comunicazione, era stata lasciata e i mobili in parte ceduti. Colpisce comunque il fatto, non infrequente del resto, che la comunicante non si fosse resa conto d'essere morta. Anche in relazione al secondo caso, i dati sono stati confermati.
Purtroppo però i familiari, come spesso accade, hanno rifiutato ogni contatto, nonostante la correttezza con cui l'approccio era stato impostato. Pertanto, non fu possibile chiarire se il defunto avesse effettivamente richiesto un funerale ristretto ai parenti prossimi, appunto moglie e figlia. Pure gli elementi essenziali della terza identificazione sono risultati esatti. Persino le idee politiche del comunicante, democristiano assai attivo, che proprio davanti all'oratorio di Sant'Antonio Abate teneva discussioni animate con appartenenti al Partito Comunista, e invece è rimasto senza spiegazione il particolare del poggiolino di legno.